Pronto? Sì. Sì, ciao Jeff, ciao. Sì. Beh, sì, si potrebbe organizzare un gioco dove prendiamo 10 attaccanti, ok, del nostro campionato, della Serie A, appunto, li mettiamo lì a giocare e facciamo in modo che ogni volta che uno segna viene eliminato dal gioco. Alla fine l'ultimo che non avrà ancora segnato sarà il vincitore del gioco. Ma sì, potremmo far giocare, vabbè, magari i bomber più famosi che sicuramente non vinceranno mai, tipo, non so, Lukaku, CR7, Immobile, quelli che poi segnano una giornata sì, una giornata anche. Quindi sì, quelli li metterei, poi metterei qualche giovane, tipo, non so, Osimhen, Vlahovic, che comunque possono così dare un po' di variabilità al gioco, ma ci mettiamo qualche volto nuovo. Tipo Gaich, che è arrivato questa sessione invernale qualche giorno fa. Ci mettiamo Simi, che tanto ci vuole sempre qualche attaccante delle piccole. E chi ci possiamo mettere? Ci mettiamo Belotti, Zaza, sì, cioè, anche perché qualcuno poi lo deve vincere, no? Non sto gioco. Quindi ci mettiamo Gaich, ci mettiamo Zaza, che tanto non segneranno mai. Così il gioco inizia, farà gol Immobile, farà gol Ronaldo, farà gol Zapata, Lukaku e poi alla fine se la giocheranno Simi, Zaza, sì, questi qua, sì. Bah, guarda, se ti dovessi dare un consiglio, sicuramente è impossibile che possa vincere Ronaldo, Lukaku, Immobile, questi qua. Ma sì, sono quelli che anche al fantacalcio, ti faccio un esempio, sono quelli che sono i super top, non, è impossibile che uno di questi possa vincere. Ma io il gioco lo farei partire dall'8 febbraio, poi tanto andiamo avanti, quando 9 di questi 10 hanno segnato, chi resta vince. Ah, volevi scommettere? Ok. Ma guarda, io volevo scommettere su chi sicuramente non può vincere. Guarda, allora, io ti direi appunto uno tra Lukaku, CR7 e Immobile. Non vuoi, volevi scommettere su un italiano perché comunque il format sarà trasmesso in Italia, certo. Vabbè, allora Immobile. Sì, vai tranquillo su Immobile, vai, vai, vai. Bah, te quanti volevi giocarti? 100 milioni, ok. Ma sì, vai tranquillo. Vai tranquillo, 100 milioni su Immobile. Sì, senza problemi. L'hai già vinti, cioè è impossibile che vinca Immobile. Ma sì, secondo te, non so se segui il nostro calcio, ma è impossibile che uno tipo Simi o Gaich o Zaza non segni prima di Immobile. Beh, magari uno sì, però Immobile è uno che comunque ogni 2-3 partite almeno un gol te lo fa. Vai tranquillo. Sì, ma anche 300 milioni, vai tranquillo, vai, vai, vai. Sì. No, ma ci mancherebbe, ma ti dico, sono già vinti, sono in banca, ecco, non ho, sono in cassaforte, non, è impossibile che tu possa perdere, ecco. Vai, vai, va bene, ma vedrai che è un bel format, secondo me è successo. Poi, così, se ti posso darti un consiglio, tra un paio di mesetti, se la cosa ha funzionato, lo farei anche magari con dei comici, no? Ne metti 10 lì. Lo chiami magari LOL al posto di gol, fai che chi ride per primo esce, ok? No, no, secondo me è una cosa che può funzionare. Fidati, fidati. Ok? Dai, vai. 500 milioni su Immobile, vai sicuro che tanto sono vinti, ok? Ciao Jeff, ciao. Ciao, ciao, ciao. febbraio 2021. Oggi inizia gol. Che cos'è gol? Abbiamo 10 attaccanti, 10 bomber del nostro campionato, 10 bomber della Serie A. È molto semplice questo gioco. Chi segna è fuori, chi segna viene eliminato. L'ultimo attaccante di questi 10 che non avrà ancora segnato vincerà gol. Ecco i concorrenti. Cristiano Ronaldo, l'asso portoghese della Juve, vive per il gol. Anzi, in certe partite sembra che gli importi più di segnare di quanto gli importi la vittoria di squadra. Lui sicuramente non potrà mai vincere questa competizione. Romelu Lukaku, la punta di riferimento dell'Inter, la seria candidata allo scudetto di quest'anno. Ha già fatto molto bene nel girone di andata e difficilmente, anzi, personalmente penso che sia impossibile che sarà lui a vincere questa competizione.
Ciro Immobile, scarpa d'oro del 2020. Quest'anno è già partito molto bene, ha già superato la doppia cifra. Sicuramente anche lui non potrà mai vincere questo gioco. Non è mai stato per più di 2 o 3 giornate senza segnare. È l'attaccante di riferimento di una squadra come la Lazio, che qualora dovesse uscire anche dalla Champions, poi avrà solamente il campionato. Non ha praticamente concorrenza. Gioca la squadra, gioca per lui. C'è Luis Alberto, c'è Milinkovic-Savic, un sacco di uomini assist intorno. È praticamente impossibile che Ciro Immobile possa vincere questo gioco, gol, perché sicuramente sarà uno dei primi a segnare tra questi 10. Quindi se doveste scommettere su qualcuno, sicuramente non andate a scommettere su Ciro Immobile. È praticamente impossibile che vincerà questo gioco. Non so se si è capito, ma stiamo parlando di Ciro Immobile, della scarpa d'oro del 2020, uno che negli ultimi anni ha sempre fatto un sacco di gol. Magari quest'anno non farà 36 gol, ci mancherebbe, ma sicuramente farà 24-25 gol. Ci sarà la giornata dove non segna, ci sarà quella in cui segna, è anche rigorista. Lui di solito i rigori li batte anche bene, difficilmente sbaglierà dei rigori. Insomma, state tranquilli, Ciro Immobile, scarpa d'oro 2020, andate sul sicuro, non puntate su di lui, perché se puntate su di lui non vincerete mai gol. Osimhen è stato l'attaccante più pagato della scorsa sessione di calciomercato. Il Napoli ha speso per lui più di 70 milioni. Purtroppo per lui però ha avuto un lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi di calcio. Ma attenzione perché sta tornando e secondo me potrebbe essere un attaccante importante nel finale di stagione insieme a Mertens per quanto riguarda il Napoli. Quindi se io dovessi puntare un euro sul vincitore di gol, non andrei neanche su Osimhen. Dusan Vlahovic, sicuramente è stata una delle sorprese più piacevoli in questo inizio di Serie A di quest'anno 2020-2021. Anche qui io onestamente non punterei su di lui per quanto riguarda il vincitore di gol. Secondo me la Fiorentina ha bisogno dei suoi gol per salvarsi e quindi io penso che anche Vlahovic continuerà a segnare con regolarità in questo girone di ritorno. Belotti, beh, Belotti è impossibile che vinca, Belotti è l'attaccante di riferimento del Torino, sarà un uomo chiave nella salvezza del Torino e anche il rigorista. Sicuramente segnerà molto più lui di Zaza e di altri arrivi come Sanabria a gennaio. Belotti non è mai stato per un lungo periodo senza segnare. State tranquilli, lui e Immobile sono gli attaccanti della nostra nazionale. Sarà impossibile che lui sarà il vincitore di gol. Quindi anche in questo caso guardate altrove per puntare qualcuno che possa vincere questo gioco. Zaza, beh, Zaza invece è uno di quelli su cui forse io punterei. Sappiamo che non ha questo spiccato senso del gol, è un attaccante che si sbatte tanto per la squadra, farà spesso da spalla a Belotti, non mi aspetto che faccia delle doppiette, insomma, Zaza è uno che forse potrebbe davvero vincere gol. E poi c'è Gaich, uno dei volti nuovi della sessione di calciomercato invernale. Onestamente, penso che sia il candidato principale alla vittoria di gol. Non parte neanche con i galloni da titolare, dovrebbe giocare la Padula insieme a Caprari. Insomma, se io dovessi puntare 2 euro sul vincitore di gol, forse andrei proprio su Gaich. E poi abbiamo Duvan Zapata. Certo, non ha avuto un inizio di campionato facile, spesso in ballottaggio con Muriel, che sta facendo molto meglio rispetto a lui. Sì, è vero, gli anni scorsi è sempre andato meglio rispetto a quest'anno, però io mi aspetto che comunque sul finale di stagione Zapata possa ritornare a segnare con regolarità. Insomma, anche in questo caso non punterei su Zapata per quanto riguarda il vincitore di gol. E poi c'è Simi. Anche Simi è uno di quelli che potrebbe davvero vincere gol, non tanto perché non creda nelle sue potenzialità, è uno che l'anno scorso in Serie B ha fatto 20 gol e come ho detto all'inizio di quest'anno mi aspetto che comunque possa raggiungere la doppia cifra bassa, però gioca nel Crotone e quindi rispetto alle altre squadre dove giocano gli altri attaccanti è una squadra che sta avendo più difficoltà nel nostro campionato, quindi insomma non è il favorito per gol, però è uno di quelli che potrebbe sicuramente concorrere alla vittoria, dovrebbe essere uno di quelli che segnerà meno rispetto agli altri in questo girone di ritorno.